Daniele Panico, tecnico della Lupa Roma, dopo questa sconfitta in casa contro il Città di Ciampino. Allora mister, il primo tempo faceva ben sperare poi per portare a casa l'intera posta in palio. Poi nella ripresa cosa è successo? Ma il primo tempo intanto abbiamo sbagliato troppe occasioni per raddoppio, bravo anche il portiere. Secondo tempo abbiamo giocato contro vento, abbiamo preso due gol improbabili su un paio di tiracci così. Però bisogna fare complimenti all'avversario perché ha alzato il baricentro, ci ha messo in difficoltà. Sono partite che vanno così, decise da episodi, dobbiamo accettare il risultato e fare complimenti all'avversario. Ecco, è la prima sconfitta di questo 2018, mister. Questa serie utile di risultati vi ha comunque messo in una posizione di classifica molto vantaggiosa. Come adesso fare, insomma, per le prossime partite? Ah, riprendere il cammino, intanto recuperare qualche giocatore. Oggi giocavamo con 6-7 defezioni, ormai siamo abituati, tutto il campionato che purtroppo non abbiamo l'intera rosa a disposizione, però nessun dramma, ci rimettiamo a lavorare in settimana e andiamo domenica per fare una buona partita e ricominciare a vincere.